Fabrizio Damiani, è chiaro che ci aspettavamo altre considerazioni, no? Alla fine di questa partita ci eravamo messi bene con la vittoria di Corno di Rosazzo, oggi 2-0 dopo 5 minuti, chiaramente viene fuori un'altra partita. Eh sì, esatto, hai detto bene tu, la partita è stata condizionata da questi 5 minuti assolutamente inspiegabili. È chiaro che poi non possiamo sempre fare 3-4 gol per recuperare. Poi alla fine l'avevamo anche messa un pelino messa in piedi e abbiamo preso il terzo gol sulla fine del primo tempo anche lì per una disattenzione colossale, perché comunque ha fatto gol Spettic solo nell'area piccola senza marcature. Quindi ripetiamo sempre le stesse cose, c'è una mancanza di concentrazione che alla fine poi è il nostro. Pallone d'Achille. Esatto. E a un certo punto però abbiamo quasi dato l'impressione, no? Soprattutto dopo il gol del 2-1, se non altro dal punto di vista del morale, però è mancato sempre qualcosa, centrocampo abbastanza lento, difesa poco protetta, insomma, stiamo qui a fare sempre gli stessi discorsi, ma purtroppo è la legge del campo. Bah, sul centrocampo lento sì, è vero, però i gol che abbiamo preso non sono né una conseguenza del centrocampo, sono errori individuali gravi, infatti, ne prendiamo atto e poi basta. È chiaro che poi la lentezza del centrocampo di L'impostazione. oggi, soprattutto in fase appunto di impostazione, non ci ha permesso di creare, da un punto di vista proprio della manovra, no? Delle soluzioni. Però, ripeto, oggi, come in molte altre gare, si paga errori individuali. Attenzione, che sono gravi, perché parti dopo 5 minuti e sei subito sotto di due gol, su due gol assolutamente regalati, specialmente il primo gol. Cioè, chiaro che la partita contro una squadra che, ripeto, è in quella posizione lì solo per caso, perché questa squadra è stata fatta per ben altre ambizioni, ma noi non guardiamo loro, guardiamo noi. Dopo una prestazione perfetta di Corno, oggi i soliti blackout che ci condizionano dopo quelle prestazioni. Esattamente, è una cosa che si ripete ormai da anni Danni, e danni. evidentemente è un qualcosa proprio a livello di personalità, tasto sul quale tu hai battuto spesso, no? La scarsa personalità di molti, purtroppo, di molti protagonisti. Sì, questo, non siamo capaci di dare continuità a prestazioni importanti. È successo nell'andata dopo Tor Viscosa, è successo adesso dopo 5 gol fatti alla Virtus Corno, che possono essere, vabbè, 5 gol alla Virtus Corno, ma oggi quasi andava a vincere a Tor Viscosa. Quindi Però ha perso, ha questo alla perso. fine, cioè, ha perso sia la Virtus Ma sì, è che chiaro. purtroppo Fabrizio bisogna guardare anche in casa degli altri. Il pari oggi, dopo un secondo tempo generoso, niente niente Arruffato ma generoso. di generoso, ci poteva anche stare poi, no? Alla fine, perché comunque abbiamo avuto due palle abbastanza non nitide, ma quasi, una con Juri e una con Gregorutti, però loro hanno meritato, se non altro per l'approccio alla gara, per l'attenzione, per la concentrazione. Purtroppo, se non miglioriamo questo tasto qua, è chiaro che le cose non potranno mai andare bene, o perlomeno non riusciremo mai a fare quel salto di qualità. Adesso Arrivignano diventa fondamentale. Come ogni gara, erano 5 gare, quella di oggi era quella forse un po' più a rischio fra le 5 gare, no? Quella di oggi, quella di con Lumignacco. Erano gare che mi aspettavo Difficile. la di difficoltà. È chiaro che Arrivignano è una gara che, visto anche ieri, no? Come hanno perso, è una gara che assolutamente non puoi perdere. Però su 3 gare per ambire ad evitare i play-out, è chiaro che devi vincere almeno due.